buona parte dei prodotti che sono usciti fuori come lavori di ricerca interessanti e originali, utilizzando come fonti principali quella che noi avevamo messo in piedi come fonte per la storia della fisica, fossero lavori che hanno a che fare invece con la storia tout court, con la storia politica, con la storia industriale, con la storia delle relazioni internazionali e non con la storia della fisica in senso stretto. E questo credo sia uno splendido risultato, perché tra l'altro dimostra che quando queste cose si conservano, dentro c'è la memoria della cultura e della storia di un paese in senso lato e certe distinzioni disciplinari vanno finalmente a farsi benedire. Detto questo, alcune osservazioni volanti, una partendo dalla ultima o penultima immagine. Io ho anche scritto in qualche cosa che ho scritto su Edoardo Amaldi, che se Amaldi fosse vissuto ancora qualche anno, avrebbe visto accadere delle cose molto interessanti in fisica e altrove. Ma sono convinto che la cosa che più gli avrebbe fatto piacere non sarebbe stato le novità conoscitive della fisica delle particelle elementari o cose di questo genere, ma vedere Francesco Calogero prendere il premio Nobel per la pace dato al movimento Pugo, cioè che avrebbe avuto la legittima, assolutamente legittima soddisfazione di vedere riconosciuto un pezzo importante del proprio impegno, della propria esistenza. E mi ricordo molto bene questo piccolo ricordo, la piccola festa che ci fu all'Accademia dei Lincei subito dopo la notizia dell'assegnazione del Nobel a Pugo, in cui era ovviamente un momento di grande euforia e contentezza, in cui la nota triste era che tutti lo dicevano, ci manca solo Edoardo, insomma, perché era veramente... Allora, detto questo, un'osservazione e un paio di osservazioni. Uno, questo libro non è ovviamente, l'ha detto già Porto, una biografia completa di Edoardo Amaldi, è un'intersezione interessante tra la storia di una persona e il suo impegno su un tema molto specifico, che è quello del controllo degli armamenti, sostanzialmente. Per cui, nota che va detta, anche perché sennò si rischiano, quando qui, e qui parliamo di nucleare, penso sia chiaro, stiamo parlando del nucleare militare. La cosa interessante è perché naturalmente viceversa in questo paese, quando si parla normalmente di movimenti antinucleari, pensiamo piuttosto alla ondata antica che arriva fino a noi dei movimenti contro l'utilizzo a scopi civili dell'energia nucleare. E da questo punto di vista bisogna essere corretti nei confronti del protagonista. Amaldi è stato sicuramente un protagonista della battaglia per il disarmo e quindi per il controllo in particolare delle armi nucleari, è stato peraltro, come peraltro è ben noto, nel caso di ricordarlo perché sennò si creano confusioni, è un altrettanto convinto sostenitore dello sviluppo a fini civili dell'energia nucleare in questo paese ed ha polemizzato ferocemente contro quei movimenti antinucleari. Quindi questo è soltanto un inciso. Voglio solo dire per finire perché secondo me questo libro è interessante, dal mio punto di vista. Perché secondo me casca a pennello, come contenuti e come tempi, a coprire un tassello importante che mancava, di una storia che sta prendendo forma in questi ultimi anni. Mi spiego. Negli ultimi 15-20 anni, grosso modo, adesso andiamo a Spagna. Sul fronte della storia della fisica, credo che sono state fatte parecchie ricerche abbastanza interessanti per quanto riguarda gli sviluppi della fisica italiana, che hanno sottolineato, e qui quindi oltre l'antica vicenda dei ragazzi di via Panisperna, su cui sappiamo tutto, tempo immemorabile, salvo il fatto che poi anche lì è stato molto interessante e utile, una volta che gli storici ci hanno messo la mano, andare a rivedere la storia consegnata per ricostruire alcuni vicende, ma insomma c'è questa nuova storia che ha prodotto lavoro di ricerca che non si è però mai intersecata, specialmente parlando in particolare di Edoardo Amaldi, con un'altra storia che pure è relativamente recente, se capiscono, che si è svolta in altri ambienti accademici da parte di altro tipo di ricercatori, che è la vicenda invece dei movimenti per il disarmo, dei movimenti per la pace, delle relazioni internazionali, che ha una sua storia, ovviamente, una storia che ha una sua storia, ma che non si è quasi mai incrociata con questa. Questo libro casca a pennello per colmare un buco, che è il buco che salda appunto attraverso
resistenza particolarmente esemplare da questo punto di vista di Edoardo Malli, la storia della cultura scientifica, fatemelo dire così, di questo paese, con la storia delle relazioni internazionali e di quanto è stato messo in piedi per il controllo negli anni del movimento per il disarmo, eccetera. E in particolare per quanto riguarda Amaldi, anche se alcune di queste cose erano note, ma erano note agli addetti ai lavori in pagine sparse di convegni misteriosi che avevamo letto io, Michelangelo Di Maria e altri quattro presenti qui, ma che non hanno fatto, non sono diventati cultura diffusa, così come tutti sanno di Fermi e di Via Palestrina. La vicenda, una delle cose particolarmente che trovo molto ben narrate per i non addetti ai lavori in questo libro, è tutta la vicenda della, fatemelo dire così, della fisica che conosce il peccato, cioè della fisica nucleare, che fino alla scoperta della fissione è fisica fondamentale, che non ha assolutamente nulla a che vedere, e che nel giro di pochi mesi, per le coincidenze della storia, si trova a diventare il grimaldello attraverso cui poi succede tutto quello che succede, vista però non dal punto di vista che stato ampiamente raccontato di chi la bomba l'ha fatta, ma dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista di quei particolari osservatori, di cui Amaldi è il principale protagonista esponente, che questa vicenda l'hanno indovinata durante gli anni della guerra, supposta, ipotizzata, vissuta e poi traumaticamente rielaborata quando, dopo l'agosto del 45, le cose sono state davanti agli occhi di tutti. La pubblicazione che è, non c'è nulla di inedito nel libro, ma c'è molto di inedito per il pubblico, che in genere queste cose non le conosce, della corrispondenza che si avvia dopo il 44, quando Roma viene liberata, e quindi riprendono i contatti tra i fisici italiani rimasti in Italia, o perlomeno l'Italia liberata, che può cominciare a corrispondere con l'altra sponda dell'Atlantico, e i Fermi, i Segre, i Rossi, i Rasetti, con tutte le differenze, è una documentazione, trovo che sia veramente una cosa emotivamente, a parte che è emotivamente coinvolgente, perché lì ci avete le prese di posizione, i drammi, le riflessioni su cosa vuol dire questa roba, fatte non a 40 anni di distanza e rielaborate col senno di 40 anni di poi, che ci fanno, ma allora, dette sul momento. Senza però poterlo dire. E senza poterlo dire, magari, perché nel 44 ancora non si può parlare liberamente. È credo che sia un momento stupendo, insomma, di un pezzo di come questo trauma che è stata la realizzazione e l'uso della bomba atomica è stata vissuta e quindi dove in particolare poi trovano origine anche le scelte molto controverse, anche molto diverse, su questo potremmo aprire un dibattito infinito, magari lo facciamo dopo, tra i Rasetti e gli Amaldi e i Segre, eccetera, eccetera. Credo che questo pezzo in particolare sia un pezzo bello perché è relativamente inedito e che fa capire poi quello che succede dopo, che è poi l'argomento principale del libro, cioè il ruolo svolto da Amaldi. Ultimissima cosa, diceva qui non ci manca una cosa interessante, questo poi lo sarebbe, ma è un'altra storia ancora, mentre è stato ricordato il ruolo di Amaldi come costruttore della politica scientifica europea, oltre che italiana, e quindi il CERN, per quanto riguarda questo problema del rapporto della ricerca scientifica con i militari, ancora più significativo sono le scelte, le cose che Amaldi dice quando mette in piedi a 10 anni di distanza l'agenzia, quella che diventerà l'Agenzia Spaziale Europea, perché quando si tratta di inventare dal nulla una cooperazione europea che però ha a che fare come oggetto della ricerca non l'esistenza dell'antiprotone, ma i missili nello spazio, il problema dell'impatto, della compromissione, del dialogo, di quello che sia con la sfera militare diventa una cosa drammatica, e su questo Amaldi ha sempre avuto una posizione estremamente limpida, non sempre vincente, perché i vincoli esistenti al contorno sono di altro tipo, ma è un'altra bella storia che si aggiunge dal punto di vista del suo impegno per, non per il pacifismo in senso assoluto, ma per una cosa che lui tiene sempre molto, molto ferma, perché ha detto molto bene, insomma, è chiaro, la commistione con i militari, al di là delle scelte etiche che riguardano poi il disarmo, la bomba atomica, l'intromissione dei militari nella ricerca è perniciosa per la ricerca, e in quanto tale io non voglio, le cose che io voglio mettere in piedi come strutture di cooperazione transnazionale
su queste cose, voglio che non abbiano a fare con militari ancora prima del perché poi queste cose potrebbero portare a conseguenze brutte, ma perché intrinsecamente la scienza, che io vorrei che si facesse, ha da essere fatta in un certo modo, e la segretezza, e il vincolo della segretezza, che è quella cosa che Magno aveva imparato nel 1946, quando si è accorto che con Fermi non poteva più parlare liberamente di fisica nucleare, e rimane un'altra delle cose che sono narrate qui, ma che sono state notoriamente una cosa importante nel costruire questo percorso. Vabbè, come al solito ho fatto più lungo di quello che pensavo, mi fermo qui e addio. Io sono un po' qui un jolly, se vogliamo. Io ho il privilegio di lavorare da diversi anni con Ugo Amaldi, uno dei figli di Edoardo, e il fisico, e dico lavorare con lui diciamo affiancandolo nella scrittura di testi sia per la divulgazione sia per la scuola. E da un po' di tempo in qua sto lavorando con lui a una biografia della sua famiglia, quindi diciamo sto risalendo un po' alle radici degli interessi culturali, scientifici e dell'umanità di Edoardo Amaldi. E in questo sono molto grata a Ludovica, che con questo libro e con la sua tesi, che io avevo letto appunto in precedenza di laurea, mi ha aiutato un po' a esplorare e a orientarmi in una delle vite parallele di Edoardo Amaldi, perché effettivamente lui ha avuto diciamo un impegno che si è dispiegato su un ventaglio grandissimo di attività e di interessi, che per una persona comune come me insomma sono diciamo difficilissimi, cioè proprio difficile da concepire come conciliare tutte queste cose insieme. E io diciamo qui sono un po' in veste di fan di Edoardo Amaldi, perché io sono una sua fan da molti anni, ma prima di sapere che lui è stato uno dei fondatori del CERN, prima ancora di sapere che è stato uno dei fondatori dell'ENSA, prima di sapere che del suo impegno per il disarmo nucleare, prima ancora di sapere della sua dedizione anche a conservare la memoria di alcuni illustri suoi colleghi fisici, scrivendo le loro biografie, per esempio. E prima di sapere tutte queste cose, uno dice: ma che cosa sapevi? Non sapevi nulla di Edoardo Amaldi. Sapevo chiaramente che era uno dei ragazzi di Evani Sperna, però un po' la sua figura sbiadiva nella luce di questo gruppo, diciamo, leggendario, e soprattutto alla luce di Fermi, quindi diciamo avevo questa... Però c'è un'immagine che mi è rimasta molto impressa e che mi ha diciamo fatto diventare una sua fan, e che risale a tempi in cui ho fatto il dottorato in fisica. Io ho lavorato nel campo delle onde gravitazionali e ho partecipato a una conferenza, una delle Edoardo Amaldi Conference on Gravitational Waves, e queste conferenze si tengono ogni 2 anni e sono le più grosse, è la conferenza più importante nel campo delle onde gravitazionali, che sono una delle conseguenze diciamo della relatività generale di Einstein. E ogni 2 anni queste conferenze si tengono diciamo in un paese diverso, in una città diversa. Io andai a Sydney e in quell'occasione mi documentai un po' su questo personaggio. E quindi sono venuta a scoprire che a poco più di 60 anni, negli anni 70, lui aveva investito la sua notevole energia in un campo di ricerca completamente nuovo per l'epoca, una sfida che faceva storcere il naso a molti fisici, ancora adesso fa storcere il naso a diversi astrofisici, perché le onde gravitazionali tuttora non sono state rivelate direttamente, quindi è una sfida che dura anche 40 anni dopo l'impegno iniziale di Edoardo Amaldi. E lui non aveva avuto timore anzi aveva molto creduto nell'idea di cominciare un nuovo
campo, con l'ausilio, diciamo, di un gruppo di coraggiosi pionieri, iniziarlo qui in Italia. C'erano pochissimi gruppi al mondo che se ne occupavano, in Europa ce n'erano altri due, ce n'erano negli Stati Uniti, insomma, questo. E l'immagine che mi è rimasta molto impressa da, diciamo, da quella conferenza, Vardamaldi Conference on Gravitational Waves, e questa è che mi ha colpito tantissimo, è l'immagine di un signore molto distinto, con i capelli canuti, elegante, che manifesta, diciamo, che, diciamo, la tua mano, un grandissimo entusiasmo, che è chino assieme a un giovanissimo ragazzo che poteva, diciamo, avere la mia taglia allora, e chino su un rivelatore, di, diciamo, sulla macchina. E stanno lì, diciamo, con lui ha uno strumento, non ricordo se è un cacciavite, una chiave inglese in mano, stanno lì, diciamo, accanto a questa macchina che è un rivelatore di onde gravitazionali, o che doveva diventare un rivelatore di onde gravitazionali. Questa immagine mi è rimasta molto molto impressa, diciamo, negli anni. E perché? Perché c'è questo, diciamo, questo credo. Che poi ho rivisto in lui, nelle sue numerose vite parallele che ho avuto modo e che sto avendo modo di esplorare per questa biografia della sua famiglia e di lui, e questo suo credo diciamo, la possibilità di cominciare anche da zero in un campo nuovo, una sfida nuova, qualcosa, diciamo, che magari appunto fa storcere il naso anche a distanza di tanti anni alle persone che sono scettiche. E così è la sfida di aver creato un laboratorio internazionale di fisica poco dopo la guerra, in una Europa devastata dalla guerra, l'idea di creare il CERN dalla collaborazione delle nazioni appunto europee, e così la sfida di creare l'Agenzia Spaziale Europea, la sfida di disarmare, diciamo, assieme a un manipolo di altri sognatori, idealisti, intellettuali, l'URSS e gli Stati Uniti, diciamo, proprio in pieno periodo di guerra fredda. Quindi in qualche modo sono tutti questi, diciamo, la potenza di credere in qualcosa e però poi di portarla avanti, non semplicemente di credere in maniera teorica o diciamo, di metterla in pratica in qualche modo. E beh, voi, diciamo, forse vi chiedete, diciamo, fatto questo excursus un po' così, se in questa analisi un po' delle radici, cosa, qualche curiosità che ho trovato in questa famiglia Maldi, di cui sto scrivendo la biografia. Beh, devo dire che le radici, diciamo, fanno in qualche modo, c'è un... chiaramente un interesse per la scienza che risale a parecchio tempo addietro, appunto in uno degli archivi familiari anzi vi leggo, forse faccio prima a leggere questo, parlando del bisnonno di Edoardo Maldi, un certo Paolo Maldi, cioè il padre di suo padre. Il padre di Edoardo Maldi era un noto matematico italiano, autore tra l'altro di un testo molto importante di meccanica razionale assieme a Tullio Levi Civita e Ugo Maldi. E il nonno di Ugo Maldi era questo Paolo Maldi, che è vissuto a cavallo, diciamo, tra 700 e 800, e riporta la Gazzetta di Mantova nel 1866 che nel 1826 ebbe l'onore del premio di una medaglia d'argento dell'Istituto di Scienze e Arti di Milano per l'invenzione del coniometro, ossia compasso graduato per la misurazione degli angoli. E non solo, diciamo è un inventore, una persona di grande ingegno, ha fatto anche, diciamo, diverse opere, questo battipallo che serviva per diciamo, riuscire a conficcare nel terreno i pali per costruire per esempio dei ponti, diciamo, in maniera efficace, ma era anche un divulgatore e scrisse, diciamo, un trattato per esempio sul goniometro, che è di una leggibilità incredibile, fatto apposta per chi doveva usare questo goniometro e non per gli intellettuali, ma fatto, e in questo si rivede un po', appunto, la,
anche diciamo, l'impegno per la diffusione della scienza sia di Edoardo Amaldi che di Ugo Amaldi. E insomma, e ci sono tanti piccoli episodi che vorrei raccontare. Uno di questi è una cosa divertente con cui vi lascio, perché è a proposito di un altro Paolo Amaldi, di qualche generazione dopo appunto, uno zio di Edoardo, cioè il fratello di suo padre, Ugo, che era uno psichiatra socialista, amico di Turati, insomma, una persona di grande rilievo, insomma, anche proprio diciamo sociale, molto, molto impegnato, diciamo, nel sociale. E questa persona è stata lo psichiatra che ha fatto la perizia psichiatrica, per esempio, del famoso ladro della Gioconda, quando nel 1913 la Gioconda fu rubata e poi tenuta nascosta per 2 anni da Vincenzo Perugia, questo strano individuo. E Paolo Amaldi fu chiamato appunto a fare la perizia psichiatrica, in qualche modo lo aiutò perché passava un po' per una persona sicuramente non completamente normale, ma insomma una persona, un maniaco del senso della patria. E questo. Questo è quanto. Non so se... Io vedo un pubblico sicuramente attento e molto competente per quello che posso conoscere. Non so se ci sono interventi, commenti, domande sulle cose che abbiamo sentito oggi, momenti di discussione, di approfondimento. Ecco, coraggio. No, penso che l'ha registrato, no? Sì, meglio sarebbe. Se non è un problema. No, trovo interessante l'affermazione di Amaldi, che dice proprio la commistione scienza e militari è perniciosa per la scienza, no? Però cioè, d'altra parte ho un po' notizia di, almeno se ne parla, del fatto che comunque magari quando ci sta interesse politico militare ci stanno anche magari fondi, no? Quindi ecco, alla luce di questo, così. Sì. Beh, certo che ci sono, basta pensare, tornando senza fare un discorso generale, perché devo confessare una cosa: da quando ho smesso di occuparmi da bambino di filosofia della scienza, ho cominciato a fare lo storico, sono diventato estremamente diffidente di tutte quelle categorie che pretendono di applicarsi a più di 3 casi specifici. Quindi le generalizzazioni non le amo particolarmente, ma stiamo su un caso particolare. Stiamo parlando del 45, della bomba atomica, del Santo Cielo, del caso più evidente di questo. Amaldi sapeva perfettamente che se loro stavano a Roma, scusate il linguaggio oxoniano, con le pezze al culo al Dipartimento di Fisica dopo la guerra, mentre di là si potevano permettere di costruire acceleratori a go-go per fabbricare in casa le nuove particelle elementari, non era perché il governo americano fosse particolarmente generoso verso le curiosità intellettuali di qualche accademico, era perché quegli accademici gli avevano costruito la bomba atomica e quindi venivano lautamente ricompensati con un fiume di denaro che non si era mai visto per finanziare la ricerca scientifica in tutta la storia dell'umanità. Ciò detto, questa è una cosa che è nota, insomma, è certo. Mi ricordo una volta in un convegno antico c'era un libro che si intitolava Scienza e potere e qualcuno fece il suo intervento mettendo semplicemente un accento sulla E. Scienza è potere e i militari da lungo tempo, i governanti, i politici della sinistra lo sanno e quindi lui. Detto questo, resta il fatto che qui stiamo parlando dell'esperienza individuale e del tentativo di una persona che è stata importante nel progettare e nel realizzare la politica scientifica presa in Italia e in Europa, non solo in Italia. È una scelta naturalmente che può rivelarsi perdente, ma che in certi casi risulta invece vincente, la petizione di principio per cui è che rimane valida,
e Amabile ha sperimentato sulla sua pelle. Nel 1946, questa storia è interessante, quando nel famoso viaggio di cui si sono viste le immagini, Amaldi va negli Stati Uniti, immaginatevi cosa vuol dire per uno come Amaldi, che è stato l'unico dei ragazzi di Via Panispenna a lavorare davvero a lungo insieme a Fermi, perché il gruppo come gruppo ha lavorato insieme 4 mesi, dall'ottobre a 5 mesi, dall'aprile all'ottobre del 1934. Da allora a lavorare sulla fisica nucleare, che allora era una ricerca fondamentale di cui nessuno, a parte le fantasie di qualche scrittore di fantascienza, poteva prevedere le implicazioni applicative. Quindi era fisica fondamentale. Per anni, su questa fisica, che erano, di cui loro erano le due persone che ne sapevano di più, tra quelli che ne sapevano di più al mondo, insomma, collaborano fianco a fianco. E dopo qualche anno tu scopri che con la persona in cui hai fatto questo mestiere non puoi più parlare di quei problemi di fisica, perché a un certo punto lui non si sente, perché non è più libero di dire quello che sa. Questo per un ricercatore è un trauma, dopodiché dice vabbè, piacere, rimane un trauma individuale, ci soffri, ci stai male. Beh, questo però può anche diventare, nel caso di Amaldi è diventato, la stimolo, la convinzione che diventa il principio ispiratore, finché praticabile, di una politica scientifica, e al CERN non si è mai fatta, perché fu una scelta deliberata, presa ovviamente non solo da Amaldi, ma dal gruppo di fisici essenzialmente che insieme a lui, in maniera del tutto visionaria, su questa ragione lo dico, non ci credeva nessuno della vecchia guardia che fosse possibile prendere i rappresentanti di 14 paesi europei, i governi, non gli scienziati, e metterli intorno a un tavolo a firmare una collaborazione impegnativa su un progetto del genere. Beh, l'hanno fatto, e i militari, in quanto al CERN, non hanno mai messo piede. La storia della fisica spaziale è diversa, ma questo per dire, insomma, che la tensione che esiste all'interno della comunità scientifica, da sempre tra l'altro, non tra, se vuoi, la dimensione, come dire, intrinsecamente transnazionale e disinteressata della ricerca, e i vincoli locali che le ricadute applicative di questa cosa producono, e quindi dal punto di vista degli interessi poi militari applicativi, non soltanto militari, vale la pena pensare anche su altri brevetti, questa è una delle tensioni che ovviamente sono presenti all'interno della dinamica dello sviluppo scientifico. Rispetto a questa, Amaldi aveva una posizione estremamente limpida, che ha mantenuto coerentemente fino alla fine, riuscendoci con grande successo in alcuni casi e non altrettanto in altre situazioni, ma questo è, diciamo, la sua vicenda personale. Qualche altro intervento? Volevo una domanda, perché in questa sede posso chiedere, mi chiedevo adesso, diciamo, alla luce di quello che sta avvenendo dopo appunto l'inizio di nuovo anno, il Doomsclock, che ora segna, se qualcuno, diciamo, sa. Non l'hanno ancora aggiornato, che io sappia, e l'ultimo aggiornamento è 5 minuti nel 2012, quindi credo che comunque 5 minuti è uno dei momenti quasi più bassi. Tranquilli, nel senso, siamo arrivati anche a 2-3 effettivamente, però siamo arrivati anche a 17, quando è finita la guerra fredda. 17 minuti sembrava un problema ormai superato, il problema degli armamenti nucleari. Essere ritornati 10 anni dopo la fine della guerra fredda e il crollo dell'Unione Sovietica a 5 significa indubbiamente che il problema è ancora attualissimo, ma del resto se uno si rilegge oggi il manifesto della Einstein del 1955 è assolutamente attuale. Io volevo, che me l'ho detto all'inizio come introduzione per passare subito alle slide, ma insomma si è capito ovviamente, nel senso, come io storica, nel senso dal mio background, mi sono avvicinata a questo argomento. Vabbè, l'intuizione è stata del professor Muti, quindi non è stata mia, però diciamo in che modo, col fatto che c'era questo archivio Amaldi molto pieno di carte che non erano state ancora viste in modo
insomma, sistematico da qualcuno che si occupasse di storia. Appunto, non sono una biografa e la mia sicuramente non è una biografia del personaggio, lo è molto di più la carrellata di foto, ne rendono più l'idea di una biografia. Il mio punto di interesse era proprio vedere come un po' colmare la storia più tradizionale della guerra fredda, che è fatta soprattutto di storia di governi, una storia di proprio politica, anche la storiografia si è occupata molto più spesso di quello, negli ultimi, diciamo a partire dalla fine degli anni 90, dalla metà degli anni 90, fine degli anni 90, alcuni storici hanno cominciato a interessarsi anche di qualcosa che non fosse strettamente collegato ai governi e quindi i movimenti, anche i movimenti pacifisti, i movimenti per il disarmo, eccetera. E quindi Amaldi è stato, ovviamente dietro Amaldi c'era un gruppo di persone, le sue spesso sono poche sono iniziative individuali, la maggior parte sono iniziative che dietro hanno un gruppo, quindi iniziative collettive, e quello che mi, diciamo, premeva dire era come lui come leader, diciamo, naturale in quel periodo di una comunità, quindi un'elite ben precisa, quindi anche il Pugwash non è mai un movimento di massa, per scelta personale del Pugwash, perché farlo diventare tenere fuori la stampa ed essere riservati permetteva durante la guerra fredda ai sovietici di parlare in modo libero, senza paura cioè in quelle sale veramente i giornalisti non entravano e gli scienziati potevano dire più o meno il loro pensiero sui problemi di sicurezza e del disarmo in modo che altrimenti non avrebbero mai potuto. E quindi questo senso degli scienziati, che proprio perché l'inizio dell'era nucleare è qualcosa di completamente diverso e che ribalta e stravolge, diciamo, i paradigmi precedenti di politica di sicurezza, ci sentono il dovere di auto-assegnarsi un ruolo, perché nessuno gliel'ha assegnato, cioè qualcuno gli ha assegnato il ruolo di costruire la bomba atomica perché ci sono finiti in modo naturale, appunto, ma il ruolo invece dopo la guerra di impegnarsi per qualche cosa, quindi da una parte fare pressione sui singoli governi, dall'altra parte sensibilizzare, e quindi questo, nel senso, come un tassello, spero, l'inizio di, cioè, no, si inserisce, diciamo, nel mio libro, spero, in quei libri che stanno affrontando questioni già ampiamente dibattute dalla storiografia, come il trattato di non proliferazione nucleare, piuttosto che i problemi legati alla proliferazione nucleare, ma aggiungendo personaggi, movimenti, altri punti di vista, no, gli scienziati, gli intellettuali, perché alla fine i problemi erano della società nel suo complesso, non solo i problemi dei politici. Invece mi dispiace che Maurizio se n'è andato, che era il nostro esperto di cinema del dipartimento, perché volevo finire anche accennando al periodo della guerra, in quel dramma terribile di Amaldi come unico che rimane e rimane a fare esperimenti, tornato dalla guerra, insomma, nel 43, quando c'è il famoso bombardamento su San Lorenzo, vicino quindi alla città universitaria, la città universitaria stessa viene colpita. E Amaldi racconta molto bene nel suo diario questo episodio di questo terribile bombardamento, e subito dopo si ha la percezione che la città universitaria non è più un luogo sicuro per fare ricerca, loro continuano ad andare a lavorare tutti i giorni alla città universitaria, e Amaldi e alcuni giovani che lavoravano insieme a lui, proprio fisicamente, per preservare preziosissimi, proprio costosi, apparecchi scientifici che c'erano nei laboratori della città universitaria, li trasportano proprio loro in mezzo a Roma bombardata nel 43 per metterli al sicuro, perché quello era un patrimonio da salvaguardare, oltre alle loro stesse vite, ovviamente. E quindi in parte finiscono a casa Amaldi, nel quartiere Perioli, e in parte finiscono nel liceo Virgilio, che si reputava un luogo più sicuro dei bombardamenti in quanto vicino al Vaticano. E su questo episodio degli esperimenti che continuano negli scantinati del liceo Virgilio c'è un film, io ho incontrato proprio il regista nell'archivio Amaldi, che prendeva anche lui appunti sugli stessi diari, che uscirà tra pochissimi mesi, su questo Gianni ne sa di più. Si chiamerà I ragazzi di Via Giulia. Scusa. Il film documentario è stato consegnato alla RAI, che caso raro ha acquistato questo prodotto fatto da un regista freelance, che però poi l'ha venduto alla RAI. Il 31 dicembre è stato consegnato e sarà proiettato molto verosimilmente, speriamo, in orario che non siano le 4:30 di mattina, ma su Rai Education, suppongo, e credo l'idea è di programmarlo in occasione del 70° anniversario della fine della guerra, della liberazione, quindi intorno a questa primavera. Io ho avuto dal regista il link per vedermelo in anteprima, non ve lo do però, perché sennò poi lo vede nessuno quando la radio. E devo dire che è un bel pezzo di, come si dice, di
cine documentario, docufilm, insomma, che c'è dentro incrociata di nuovo la storia di Roma città aperta, insomma, perché la storia di Roma dal 25, dal Gran Giurì, il bombardamento di San Lorenzo, 8 settembre, l'occupazione nazifascista, il rastrellamento del ghetto, via Rasella e quant'altro, fino alla liberazione del 44, del maggio, giugno 44, e in parallelo la storia di questo gruppo di sciamannati, che poi sono questi due ragazzi, Marcello Conversi e Oretto Piccioni, che in queste circostanze, nello scantinato del Virgilio, al tempo stesso svolgono più o meno attività clandestina antifascista e antinazista, legati in qualche modo ai campi della resistenza, e fanno uno dei più begli esperimenti di raggi cosmici che segnano una tappa importante nella storia della fisica delle particelle elementari. Insomma, è un bel pezzo di ricostruzione di questa doppia storia scientifica messa dentro, e c'è dentro anche Amaldi, naturalmente, perché all'epoca Amaldi era appunto l'unico sopravvissuto della vecchia guardia, vecchia si fa per dire, naturalmente, di via Panisperna, che stava dietro anche a tutte queste cose. Quindi l'appuntamento per questo è, magari facciamo una proiezione qui, no? A questo punto credo che non resti che fare un nuovo complimenti all'autrice e fare un libro ricco di tante suggestioni e gli auguri di una vita lunga e felice.